Buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale. Io sono Ali. E io sono Ari. E siete su Ali Channel. Speciale San Valentino. È il primo speciale dedicato a questa festività perché finalmente siamo fidanzate. Lo possiamo vivere insieme. E abbiamo deciso di raccontarvi finalmente come ci siamo conosciute con i rispettivi fidanzati. Lalli, anni e anni fa, e io invece una cosa molto recente che avevo annunciato a inizio gennaio. Finalmente adesso abbiamo ognuno il proprio partner. Il mio si chiama Giorgio e la cosa assurda è che il mio inizia con la G, Giuseppe. Quindi AG. Avremmo anche che si conoscesse, ma questo più avanti. Anche perché il mio sta a Milano, il suo sta a Verona. Ci saremmo mai aspettati di fare uno speciale San Valentino? No, non penso neanche io, quindi iniziamo subito. Inizia la veterana del duo che ha il ragazzo da più tempo. Io e Giorgio infatti ci siamo fidanzati il 18 luglio del 2020, quindi quasi 4 anni fa. Cioè mi sento troppo vecchia, vi giuro. Com'è stata quindi la storia della nostra inizio relazione? Io e Gio siamo in classe insieme, quindi sin dal primo anno, dalla quarta ginnasio, quindi lontano settembre 2019, ci siamo ritrovati a vederci tutti i giorni nello stesso ambiente per 5 ore al giorno. Però diciamo che all'inizio non c'è stato il colpo di fulmine da ambo le lati. Esatto. All'inizio ci si può prendere sempre un palo, e questo è stato il mio caso, anche se è stato un palo un po' così velato, perché non ho dato troppo a vedere che mi piacesse, però sotto stavo visto, tipo per morire. Ero proprio, cioè, ragazzo. Infatti avevo scritto anche alla mia amica Gibi, tipo, oddio, Giorgio mi ha salutata una mattina andando a scuola. Crash, mi ha salutata. Troppo emozionata. Poi ovviamente nel corso dell'anno, quando ti rendi conto che non ti calcola minimamente, inizia anche un po', esatto, a fartene una ragione, a guardare altrove. Ma queste cose, insomma, diciamo che le sorvoliamo perché ci concentriamo sulla nostra amatissima relazione e non sulle frequentazioni che ci sono state in questo periodo. No, magari potremmo fare un TikTok perché sarebbero molto esilaranti. Molto, molto esilaranti, perché quando diciamo che è scoppiata un la scintilla tra me e Gio, può essere che io mi stessi sentendo come un altro ragazzo, ma che poi insieme alla Ciompi. Fatto sta che a giugno, quindi ormai alla fine del primo anno di liceo, con in mezzo il Covid, ricordiamoci, esatto, perché è scoppiato il Covid, quindi cioè non ci siamo neanche più potuti vedere tutti i giorni a scuola. C'era l'unico momento in cui si poteva avere un contatto, non c'era manco è quello. È sparito, quindi, cioè, nel senso, dici, ho gettato completamente la spugna. E a giugno ci siamo un po' visti insieme e diciamo che è un po' scoppiata la scintilla. Abbiamo giocato... Lalli ha fatto vedere le sue dati di pallavolo, secondo me lui si è innamorato. Abbiamo giocato a pallavolo insieme, in squadra insieme, poi in squadre opposte. Cioè si è un po' creato quel feeling, no? Quel gioco di squadra da pallavolo. Alla fine del pomeriggio abbiamo fatto un TikTok tutti insieme. Ed è stato molto esilarante perché non sai, qui il trend del 2020, balletti un po' e quindi quel balletto è stato decisivo, perché poi io ho mandato quel TikTok a tutte le persone che comparivano appunto nel video, e quindi l'ho mandato anche a Joe. Cioè fate conto che gli unici messaggi che ci eravamo scritti in un anno di scuola erano stati tipo, dato che ero rappresentante di classe, tipo, devi riportare il modulo firmato domani, oppure ti ricordo che andiamo in gita. Sì, quei messaggi molto istituzionali, formali, sì, proprio brutti. Quindi gli mando questo TikTok e poi iniziamo a scriverci ininterrottamente giorno e notte. No, scherzo, ovviamente sto esagerando, però sì, cioè ormai era scoppiata la scintilla. Poi lui a posteriori mi ha raccontato che quando era ritornato a casa da quel pomeriggio aveva proprio detto a suo papà di aver conosciuto come se non ci conoscessimo già da un anno, una ragazza che era proprio simpatica, bella, e sperava di poter instaurare una nuova amicizia, almeno all'inizio. E quindi niente, da lì è scoppiata la scintilla, e poi nel giro di un mese e qualche giorno ci siamo fidanzati. Però è proprio una scintillona. Esatto, è stata proprio una scintillona, però magari questo ve lo racconteremo in un prossimo episodio, con il primo appuntamento, i preappuntamenti, fidanzamento, cioè diciamo fidanzamento, ma ovviamente non è fidanzamento, è giusto è un mettersi insieme, no? Qua in Veneto si chiama essere morosi, un po' più informale. Direi il mio fidanzato, ecco, no, fidanzato mi sa proprio ragazzo, no? Da sposato, quasi no. Promesso sposo. It's your turn now. Allora, invece, è una cosa che nessuno si sarebbe aspettato nell'ora del 2023, probabilmente non se lo sarebbe mai aspettato, invece eccomi qua a fare lo speciale di San Valentino. Esatto. Diciamo che la mia storia è un po' diversa rispetto a quella dell'Alli. Come giusto che sia, perché avevamo anche età differenti, cioè io quando è successa tutta questa cosa avevo 15 anni appena compiuti, letteralmente. C'eri piccolissima.
extra piccola. E invece è stato a 21 anni. La relazione è iniziata, diciamo, su un sito di incontri. L'ho fatto un po' per gioco, un po' per provare. Ero così un po' interessata perché, insomma, durante magari i miei anni a Milano ho conosciuto delle persone, però non mi avevano interessata particolarmente. Cioè, magari conoscevo persone che il cui QI probabilmente era quello pari a quella di una capra. Cioè, non c'erano magari tanti interessi in comune a tal punto da far scoppiare qualcosa tra di loro. Esatto, e quindi ho detto proviamo questa cosa qua. Poi se va in porto o non va in porto, tanto almeno, nel senso, ci ho provato. E invece, ragazzi, siamo qua a raccontarlo. Aspettative zero. Zero, stanze sottoterra. È meglio così, no? Quando ti poni zero aspettative e poi succede qualcosa di bello, è come se fosse il triplo più bello. Esatto. E invece ho conosciuto una persona che aveva i miei stessi gusti. Cioè, quando gli ho detto che gli piacesse Star Wars, io sono impazzita perché io adoro Star Wars. Che gli piacesse la storia dell'arte, l'arte, cioè che non fosse una persona interessante. La cultura in generale. La cultura, ho fatto bingo, finalmente ho trovato una persona con cui parlare di queste cose. Quindi ovviamente siamo passati da quel sito a Instagram, ci siamo scritti tantissimo per una o due settimane e poi a una certa lui mi fa che ne dice se ci spostiamo su WhatsApp. Però per me spostarsi su WhatsApp era un passaggio importante. Stai un po' fermino. Quindi cosa ho detto? Ho detto ma... che ne dici se prima di darti il mio numero ci vediamo? Perché non questo non era un passo importante, no? No, no, però io comunque sono una persona che più che scrivere cose piace vivere, cioè, face to face. Quindi ho detto bisogna vedersi, anche perché magari c'è la connessione mentale, c'era, bisogna comunque un attimo conoscersi. E quindi quando ci siamo incontrati, lui tra l'altro è un ingegnere, ci siamo incontrati insomma vicino al Politecnico, e niente, insomma, è un po' scoppiata la scintilla. Però anche qui già rientriamo nel campo del primo appuntamento. Comunque è andata bene, e dopo un mese e mezzo più o meno di uscite tutto, nel senso la scintilla era abbastanza forte, e precisamente il 13 di dicembre, il giorno di Santa Lucia, senza farlo apposta, nel 2023 ci siamo messi insieme. Yes! E quindi questa è la nostra storia, sicuramente meno romantica magari di quella della Ally, però alla fine ha portato al medesimo risultato. Vabbè, però avevamo anche età completamente differenti, io ci andavo dietro da quasi un anno con poche speranze, ma alla fine quando poi ormai perdi le speranze o proprio ne hai poche, che alla fine succedono, esatto, le cose più belle. Quando non hai aspettative, cioè zero aspettative, anch'io scrivendomi a questo sito ho detto boh vabbè proviamoci. Cioè non siamo quel tipo di persone che vanno dietro alla stessa persona. Se l'altra persona non ti calcola e ci vado dietro per anni, oppure cioè, sto male, no, anzi una certa, cambio anche interesse, me ne faccio una ragione, poi se dovrà succedere qualcosa o succederà oppure non doveva, sì, succedere. Sì, noi siamo quelle persone che piangiamo d'amore, anzi no, cioè almeno per adesso, se io mi dovessi scomollare con Giorgio probabilmente piangerei da qui fino al 2026. Vabbè, ma non pensiamo a queste cose brutte, nel frattempo siamo felici e va bene così. E quindi questa è la storia del nostro, insomma, innamoramento. C'è un po' difficile rispondere a tutte le domande che ci fate, tipo ma come faccio a capire se piaccio un ragazzo, ma come faccio a fare il primo passo? Ragazzi, dovete lasciare che il tempo faccia il suo corso. Oppure buttarvi. Esatto. E se ricevete un palo, amen, vuol cioè, dire che dovete prepararvi psicologicamente, giusta. Perché nella vita o ci si butta oppure si attende. Dovete scegliere da che parte stare. Io sono più per l'idea di buttarsi. Che non ha senso, cioè, la vita aspettare. È una, cioè... Al massimo, nel senso, se quella un giorno. Esatto, quella persona magari non la conoscevi tanto bene prima, non la conoscevi neanche dopo. E invece per il come fai a capire se una persona è innamorata, tra virgolette, è lì, è molto difficile, dipende da persona a persona, se c'è ti chi manda magari, segnali, esatto, c'è chi manifesta molto anche magari con i gesti, così, chi ha parole, chi non manifesta niente ma in realtà sotto sotto è interessato. Quindi dovete lì vedere e cercare di capire la situazione da caso a caso. Esatto, specifico. Se conoscete magari quella persona, sapete che è un po' timido, un po' timida, magari non esprimerà sicuramente, esatto, una cosa. Invece la persona è estroversa, sì. La cosa migliore è chiedere consiglio a una persona esterna alla coppia che vi conosce, gira i vostri ambienti, che magari ha un giudizio un po' più oggettivo, imparziale, ecco. Esatto. Il video termina qui, speriamo tanto che vi sia piaciuto. Ovviamente poi più avanti nel tempo vi racconteremo altri passi della nostra relazione, magari il primo appuntamento, le prime uscite, e magari forse in futuro vi faremo anche vedere proprio dal vivo, ovviamente solamente quando loro se la sentiranno, ce la sentiremo anche noi, quindi non iniziate a chiedere. Quando ce la sentiremo tutti ve li porteremo sicuramente e su e sarà un processo molto lungo perché siamo in 4. Esatto, dobbiamo mettere tipo la telecamera in fondo alla stanza, ma bene, a 2 metri più in là, ma con calma tutto si realizzerà. Noi vi diamo appuntamento lunedì con il prossimo video, e visto che è uno speciale non salutiamo nessuno, ma riprenderemo a salutare dal lunedì prossimo. Ciao, ciao.